paese di Peia dista 24 km da Bergamo ed è collocato nella conca della Val Gandino. Si sviluppa prevalentemente sulle pendici del Monte Pizzetto, che raggiunge un'altitudine di circa 1200 metri, alla sommità del quale è stata eretta da 20 anni a questa parte la statua dedicata a Maria, regina delle vette e madre della vita. Caratteristica del paese di Peia è proprio un po' la sua frammentazione. Il paese infatti non è contraddistinto tanto da vie quanto piuttosto da contrade che portano il nome delle antiche famiglie che vi risiedevano in passato. Proprio a conferma di questa caratteristica del territorio c'è un detto della tradizione popolare che definisce Peia come Peia Sbernigada. Il reticolo stradale infatti che si sviluppa all'interno del nostro paese raggiunge una distanza di oltre 13 km. Caratteristica dello stemma del comune di Peia è la figura del cinghiale. Non abbiamo fondamenti storici che possano appunto darci conferma del perché di questa scelta. Si presume possa essere legata all'attività della caccia, particolarmente sviluppata nei secoli scorsi, favorita anche dalla caratteristica del territorio, in quanto il paese confina con i boschi limitrofi che si sviluppano poi verso la Val Cavallina. A fronte di questa tradizione si è voluto poi dare rilievo anche alla figura del cinghiale fino a farlo diventare appunto un emblema del paese riportato nello stemma. Per questo motivo poi da alcuni anni a questa parte si è dato vita anche alla festa del cinghiale, che è diventato un po' il momento di aggregazione principale nell'arco di quello che è il calendario delle attività dell'anno solare sostanzialmente. Tutte le contrade si organizzano principalmente in un territorio che si distingue nella parte bassa del paese, detta appunto Peia Bassa, e nella parte alta, detta appunto Peia Alta, dove hanno sede poi un po' tutte le attività, dal municipio alla scuola, alla biblioteca, alla parrocchia, per concludersi poi nella parte alta, che è quella località, quella sede di residenze che confinano con la parte boschiva, dalla quale all'inizio poi i numerosi sentieri che portano nelle località più alte della nostra zona. Peia è comune indipendente dal 1542, quando si separa da Gandino. Nel 1561 avviene anche la separazione della parrocchia. Da questo momento in avanti inizia la storia del comune di Peia, che sarà caratterizzata da una crescita, da un'attenzione, testimonianza dell'importanza del paese, ma anche della grande fede, della devozione che caratterizza gli abitanti e che da sempre li ha caratterizzati, portando in modo particolare a costruire e a edificare all'interno del territorio ben 7 tra chiese, luoghi di culto e santuari che ancora oggi rappresentano una delle particolarità che possiamo riconoscere in Peia, andando infatti a distribuirsi nelle molte contrade che caratterizzano il nostro paese. La chiesa parrocchiale, in modo particolare, conosce una prima fondazione sin dal 1429, quando ancora dunque doveva essere una piccola cappella di Gandino. Con il tempo però questa piccola cappella crescerà e soprattutto dopo l'avvenuta separazione, e quindi tra gli ultimi anni del 1500 e in particolare con i primi anni del 1600, la chiesa cresce arricchendosi di importanti e significative opere d'arte che piano piano, sia all'interno della chiesa parrocchiale che in altri luoghi di culto, andranno a concentrarsi e ancora oggi possiamo vedere ed ammirare. In modo particolare, gli abitanti di Peia decideranno di rivolgersi ad alcuni importanti artisti della tradizione bergamasca del primo 600, in particolare Giampaolo Cavagna, che realizza una bella Trinità ai Santi, e Francesco Zucco, che realizza una bella Pietà, nata però come pala d'altar maggiore per la chiesa di Santa Maria Elisabetta, un grande edificio sacro cinquecentesco che nasce in prossimità della Via della Lana, un importante
punto di collegamento tra la Val Gandino e la Val Cavallina, simbolo significativo dell'importantissima vocazione commerciale che da sempre ha caratterizzato la Val Gandino, che ha portato in chiesa parrocchiale la pala di un artista marchigiano, Gian Giacomo Pandolfi, che arriva qui grazie alla committenza di alcuni mercanti pegliesi della famiglia Dal Negro che si trovavano proprio allora nelle Marche, segnando questo interessante rapporto tra stili, gusti e soprattutto testimoniando l'importanza del commercio che possiamo riconoscere in Val Gandino e che dà vita anche a testimonianze come questi tesori degli emigranti che impreziosiscono ulteriormente il patrimonio artistico del nostro paese. Peia conosce una grande quantità di luoghi di culto che si concentrano lungo tutte le sue contrade e in modo particolare possiamo ricordare il santuario della Madonna delle Grazie, nato in realtà come piccola tribulina intorno alla fine del Cinquecento, probabilmente in occasione della peste di San Carlo, e poi costituitosi come santuario in occasione della peste del 1630, la peste di Manzoni. In questa stessa occasione nasce anche un'altra piccola cappella dedicata proprio ai morti della peste e che si trova nella località del Fondovalle. Molte sono poi le altre chiese principali legate alle contrade. Possiamo ricordare per Peia Bassa la chiesa del Santissimo Salvatore, oggi nota come chiesa di Sant'Urbano per l'arrivo delle reliquie di questo santo agli inizi del Seicento, e possiamo ricordare invece per la contrada di Cabosio la chiesa di Santa Lucia. Si distingue poi, per quanto riguarda Cima Peia, in una suggestiva cornice a bordo dei boschi, la chiesa di Santa Liberata, oggi meglio nota come chiesa di San Rocco, che ancora una volta ci riporta ad uno dei grandi santi legati alla peste e alla richiesta di protezione contro questo terribile morbo. La chiesa parrocchiale, che proprio ai primi del Seicento conosce un grande arricchimento per quanto riguarda le opere d'arte commissionate, andrà soprattutto nel Settecento ad arricchirsi da un punto di vista strutturale ed architettonico, con alcuni interventi che però ad oggi sono andati perduti in seguito al grande rifacimento dei primi anni del 1900, quello cioè che ha dato l'aspetto che ancora oggi possiamo osservare, possiamo ammirare nella nostra chiesa parrocchiale, con la sua ricchezza che rievoca il mondo barocco e che vuole essere grande testimonianza della fede, ma anche della grande tradizione artistica che da sempre caratterizza il nostro paese. L'appuntamento religioso principale di Peia sicuramente è il patrono 13 giugno Sant'Antonio da Padova, in cui viene comunque celebrata la processione solenne e poi in tarda serata c'è un bellissimo spettacolo pirotecnico. L'appuntamento che un turista può trovare, che sicuramente piaceva nel paese di Peia, è ormai da anni la sagra del cinghiale. Abbiamo ripreso proprio il cinghiale proprio perché sta nello stemma del nostro comune di Peia. Questa manifestazione ormai viene comunque ormai riconosciuta in valle, ma anche attira gente proprio anche da tutta la Bergamasca, proprio perché in mezzo al paese per tutta la giornata ci sono attrazioni di diverso tipo e si può degustare proprio questo piatto tipico. Tutti gli anni cerchiamo comunque di recuperare un po' le tradizioni nelle nostre valli. Negli ultimi anni abbiamo comunque anche inserito il palo da cuccagna, che era un po' uno sport, un'attività che nei pagli delle nostre contrade veniva sicuramente sempre fatto e ha avuto un buon riscontro. Evento importante che è giovane però comunque sta prendendo piede nel nostro paese è la Corsa ai Cotechini, che si svolge sempre verso le ultime settimane di luglio, che è una corsa ovviamente in modo amatoriale di cui possono partecipare uomini e donne di diverse età,
che raccolgono cotechini proprio nel giro del paese, proprio vengono distribuiti dei cotechini dalle postazioni nelle contrade del paese e durante il percorso vengono raccolte. Ovviamente c'è un premio e vince chi raccoglie più cotechini nel miglior tempo possibile. Un'altra manifestazione, un altro evento che caratterizza ormai da 10 anni il paese di Ipea è il campionato italiano di Sawbox Rally. Per chi non lo conoscesse, sono comunque delle macchine artigianali costruite con delle ruote assolutamente solo di legno. Abbiamo comunque riscontrato una buona presenza di pubblico proprio durante questa manifestazione e per lo più siamo ormai nel 2012, 2013, 2014 campioni italiani di queste manifestazioni. Una cosa che ci puntiamo molto nel nostro paese è proprio di condividere, di essere proprio uniti. Purtroppo una vera e propria Pro Loco non esiste, però da diversi anni sono nate diverse associazioni anche di giovani, ma comunque anche le storiche, l'Avis, le Prosementute, comunque delle associazioni storiche del paese, in cui creiamo proprio un'unione per creare al massimo tutti questi eventi per portare più gente e più turismo nella nostra valle e sicuramente anche nella Val Gandino.